Incidente mortale attorno alle 16 di lunedì. All'interno della galleria del Torrino, nella E78, uno scooter è andato a scontrarsi contro un camion con targa svizzera, che procedeva in direzione Arezzo. La peggio è toccata al conducente del motorino. Si chiamava Fabio Fiorani, aveva 72 anni ed è morto sul colpo. A quanto si è appreso, l'uomo era cardiopatico, dunque non si esclude che possa essere stato un malore a fargli perdere il controllo del mezzo. Abitava ad Arezzo, ma ufficialmente aveva la residenza a Firenze. Nella sua pagina Facebook, qualche giorno fa, aveva ringraziato i medici del San Donato per avergli salvato la vita. «Finalmente sono tornato, ringrazio tutti i medici e il personale del 118 che mi hanno salvato la vita», aveva scritto. «Ringrazio l'UTIC e la cardiologia e il pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo». Una vita che purtroppo, pochi giorni dopo, è stata spazzata via da questo terribile schianto. Lunghe le code che si sono formate nei pressi dell'incidente sia in direzione Valtiberina che in direzione Arezzo. Sul posto, oltre al 118, i vigili urbani, a cui spetterà ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia.